Sono praticamente sommerso dal fan club, dalla sua anima così, e dai suoi vertici anche, perché sono Rino e Flavio, insomma, qui siamo veramente che presidenti, insomma, roba così. Sì, chi più ne ha più ne mette. Più ne ha più ne mette. Il responsabile del fan club. No, chi è che manda di più di voi due? Eh? Chi è che conta la, di più? La Samantha. La Samantha. Sì, la segretaria. Voi siete da ormai 22 anni in giro, sì, a accompagnare Vale, ed è una cosa bella, bellissima, no? Che continui, che duri, eccetera. Però qui è una bella bega stavolta in Qatar, no? Con senza, insomma, partire decimo, eccetera. Intanto partiamo. No, comunque abbiamo saltato quell'ultimo turno di prove che forse poteva essere interessante, però dai, siamo indietro, comunque dai, vediamo, dai. Dai, tanto poi il mondiale è lungo, no? Sì, oltretutto possiamo rimediare l'aprile, però è importante però partire anche bene, perché sicuramente la concorrenza è molto più agguerrita ancora dell'anno scorso, quindi non bisogna lasciare niente. Ci sta guardando, se si dà un occhio, c'è tempi, però c'è fiduciosi, attenti a cosa dite. Buoni, bello. Vabbè, a lui è Paolo Beltramo, giusto? Sì, ciao, ciao. La sua forma uguale come 35 anni fa, un po' di bianco. Noi comunque con Paolo Beltramo abbiamo fatto la prima grande vera festa a Rio de Janeiro, quando Vale ha vinto nel 98. Nel lontano 98 è stata una festa di quelle che ancora giù in Brasile se la ricordo. Perché non, c'erano loro vestiti da Boba, non ne avevano mai viste brutte così. Però dopo sono arrivate quelle vere, ed erano vestite come noi, erano svestite. È stata bellissima quella serata lì. Cioè, vincere Rio è proprio, cioè, il massimo. Adesso non c'è più quella possibilità lì, però adesso sì, se non ve lo vince non è importante. Poi casomai fai casino a Valencia, esatto, dai. Ciao, 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 ciao. Bocca al lupo. Crepi. No.